Non ce la faccio più. Eravamo una famiglia meravigliosa. Finiremo per detestarci. Credo che la quotidianità ci stia uccidendo. Non vorrei traumatizzare i bambini. È un peccato che sia finita in questo modo. Io e Roman ci separiamo. Oh, ormai è deciso. Non possiamo più vivere insieme, quindi ci separiamo. Oddio, non è possibile! Hai 53 anni, sarebbe ora che la smettessi di fare l'immaturo. Hai due figli, ti vesti come un barbone. Dove andrai a vivere tu? Un nuovo immobile, due appartamenti attigui. Noi faremo in modo che abbiano in comune la camera dei bambini. Oh, merda, non è possibile. Ecco fatto! A destra c'è la mamma e a sinistra c'è il papà. Ha avuto un'idea geniale! Ragazzi, a tavola! Bambini, attenzione, per favore! Siete attenti per un bagno dalla mamma! Da papà è prevista una degustazione di gelati! Sì, in effetti ci separiamo. Ma senza separarci. Noi due ci separiamo. Ma senza separare i bambini da noi. Dovrebbe andare da uno bravo. Ah, ma io già ci vado. Beh, allora ci vada più spesso. Piccola, mi scusi, sono davvero dispiaciuto. No, non è possibile. Se decidi di separarti, ti separi. Non potete vivere fianco a fianco. Tu credi che la tua vita dipenda dall'amore, ma la vita non può dipendere da un rapporto. La tua vita dipende da te. La tua vita sei tu. Il budget di Dallas Buyers Club per Trucco e Parrucco era di appena $250. Nonostante questo, il film ha vinto l'Oscar in quella categoria proprio. Il compito della truccatrice era di far apparire due attori protagonisti, malati, poi sani, poi malati, poi sani, anche 5 volte al giorno. Wow! Ragazzi, se vi piace la mia maglietta molto figa, in info box trovate il link per comprarla. Al prossimo video. Ciao ciao!